Grande gesto di coraggio e maturità politica che arriva a conclusione naturale di 5 anni di opposizione all'amministrazione comunale uscente, oppure inciucio per le poltrone e tradimento nei confronti del popolo di destra e sinistra per sete di potere e scelta contro natura, soprattutto rispetto a quelle che erano le dichiarazioni iniziali dei due contraenti? L'apparentamento del candidato sindaco di Ortona, Ilario Cocciola, già presidente del Consiglio Comunale, espressione di una coalizione civica e di centrosinistra con le liste del candidato di centrodestra Angelo Di Nardo, che era rimasto fuori dal ballottaggio, ha innescato una reazione a catena di polemiche e commenti. Anche l'ANPI è intervenuta nel dibattito definendo l'intesa ingiustificabile, mentre per l'altro candidato in corsa per il ballottaggio del 26 giugno, il sindaco uscente Leo Castiglione, si tratta di un patto fantapolitico. I malumori sono percepibili soprattutto tra chi definisce impossibile conciliare idee riformiste e progressiste con i simboli e le liste della destra, come Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni. Ed è botta e risposta tra Angelo Di Nardo e il deputato di Italia Viva Camillo D'Alessandro. Intanto va detto che è fisiologico il fatto che ci sia un incontro e una convergenza con forze politiche e civiche che hanno già in opposizione in questi 5 anni del governo cittadino di Castiglione condiviso mozioni, interrogazioni, ordini del giorno. E quindi ritrovo e ritroviamo una fetta di amministratori che comunque hanno già in qualche modo condiviso un percorso con il sottoscritto. È chiaro che la divergenza politica ci ha portato a un primo turno ad avere, diciamo, una diversa visione e una diversa impostazione politica. E oggi però al ballottaggio abbiamo deciso di unire le forze, abbiamo trovato convergenza soprattutto sui temi e sui programmi per Ortona e per riuscire a fare questo cambiamento che la città ci ha chiesto. Quindi non possiamo non tener conto delle urne che al primo turno hanno chiaramente detto che c'è necessità di un cambiamento e noi siamo qui a confermare appunto questa necessità. Lo abbiamo fatto alla luce del sole, non ci sono poltrone incarichi, non c'è nulla se non un apparentamento consentito appunto dal regolamento elettorale e che ci porta a trovare un'intesa su Ortona e un futuro che è a rischio se si dovesse proseguire su questa falsa riga. L'accordo tra Di Nardo e Cocciola non nasce oggi, era un accordo premeditato, non c'entra nulla la città di Ortona, è un accordo di potere e non di amministrazione. La cosa più grave è che al di là delle incompatibilità tra destra e sinistra che si mettono insieme, la cosa più grave riguarda il fatto che se vince Cocciola la città non avrà un sindaco, ma avrà una coalizione talmente confusa che litigherà ogni giorno, come è già accaduto con D'Ottavio, la cui esperienza è finita in modo anticipato. Sono esattamente tutte le stesse persone con l'aggravante di un pezzo di destra che non c'entra nulla con la sinistra. E se vince Castiglione, Castiglione non avrà nessun prepotente, nessuna prepotenza sulla sua testa. Decideranno chiaramente gli ortonesi. Ma è chiaro che la domanda fondamentale è che cosa serve Ortona, non che cosa serve a Cocciola e a Di Nardo. E ad Ortona serve un'amministrazione che amministra di fronte alle grandi opportunità che ci sono sul PNRR, di fronte alle grandi difficoltà che ci sono dentro la crisi che vive l'Europa, l'Italia, l'Abruzzo di Ortona. Avere un'amministrazione che non amministra perché divisa al suo interno sarebbe una grave iattura per Ortona.